Eccoci, grazie Maurizio, ciao. 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 Allora, ti rubo 10 minuti, sai insomma di che parliamo, Tigers chiaramente. E come prima cosa ti chiedo subito, come sei entrato a far parte del progetto? È un film molto bello, è un film Ti sul arrivo. calcio, ma non so. Sì, vai. C'è casino, eccolo qua. Allora, Ok. ecco qua. Sì. Con l'iter classico ho fatto un'audizione per il provino, sono stato poi scelto, credo, da regista e niente, sono entrato a fare a parte del cast, insomma, nella maniera più, cioè l'iter classico, insomma, c'è un casting che ti propone al regista, fai il provino, non mi ricordo se l'ho fatto self-tape oppure l'ho fatto in presenza. Credo in presenza, perché ora c'è questo fatto del prima e dopo Covid, un po' come prima e dopo Cristo, insomma, si capisce, no? Allora, però con l'iter classico sono entrato lì. È una produzione estera, tu che comunque hai già appunto affrontato set stranieri, differenze di lavoro dal punto di vista sia organizzativo, produttivo rispetto alle nostre produzioni, ecco. Che A livello di differenze hai qualità, notato? nessuna. Nel senso che, almeno io per adesso, ho avuto la fortuna di lavorare in tutto i miei progetti, sia da quelli più piccoli, dove c'era un'area più amichevole, magari più leggera, fino ad arrivare alle grandi produzioni di The Young Pope e The New Pope, che comunque, al di là che era una produzione italiana con la regia di Paolo Sorrentino, ma era comunque a tutti gli effetti una produzione internazionale. E con Riviera oppure anche ultimamente dei lavori che ho fatto, a livello di qualità nessuna, proprio nessuna. Trovo differenze per quanto riguarda invece un po' ecco, quello che siamo noi italiani e quello che sono loro come anglosassoni oppure nordici e tutto, che ognuno ha delle sue manie. Ecco, gli inglesi hanno le loro manie, gli americani hanno le loro manie. I danesi hanno le loro manie e gli italiani hanno il loro modus operandi, però come qualità eccelsa. Almeno non so se è una fortuna mia, ma non ho trovato grandi differenze. Conoscevi la storia? Spieghiamo che Tigers appunto è ispirato alla vita di questo ex calciatore, una promessa dell'Inter, Martin Bengtsson, la pronuncia Sì. non credo sia giustissima. La conoscevi la storia oppure l'hai scoperta appunto lavorando nel film? L'ho scoperta lavorando nel film. L'ho scoperta lavorando nel film. È un qualcosa che io sapevo, in quanto insomma una persona che ha praticato sport, sapevo per esperienze personali, ma in altri ambienti. Comunque, il discorso di affiancare a giovani campioni uno psicologo oppure una persona che li segua nell'iter di crescita. È diventato fondamentale anche grazie dopo al film, perché hanno fatto, credo, proprio con l'Inter una specie di associazione per affiancarsi a questi ragazzi che sono giovanissimi e scelgono di giocare per divertimento prima e poi sono inadatti, almeno la maggior parte sono inadatti a gestire un grande volume di soldi che gli arriva e il grande volume di soldi chiaramente porta con sé tutto ciò che può essere di buono e che può essere meno buono, insomma, capito? Perché spieghiamo appunto che è un film sul calcio, ma non solo, si parla soprattutto di depressione, no? Possiamo riflettere anche su questo argomento, perché comunque il calciatore, il Sì. protagonista qui, affronta uno spettro enorme, che non riesce poi ad affrontare. Sì, è chiaramente, anzi è soprattutto un film sulla depressione, più che altro sul fatto che ci sono questi giovani ragazzi, questi giovani campioni che sono sottoposti a delle pressioni non indifferenti. Ed è un film che mette proprio in chiaro la difficoltà di alcuni, non di tutti, chiaramente questo è un caso a parte sul quale è nato il libro e poi lo stesso protagonista, quello vero. Ha cambiato proprio mestiere perché comunque magari forse non era totalmente adatto a sopportare quelle inevitabili pressioni che
Ci sono, visto le ingenti quantità di denaro che girano intorno alle società calcistiche, sono quotate in borsa, quindi vi lascio immaginare che cos'è la responsabilità di un ragazzo. Però è un film che proprio mette in luce quella terra di nessuno tra la società e la solitudine del ragazzo. Perché quella è una cosa che non la puoi gestire, non la puoi sapere né te come società, né te come atleta e come ragazzo, perché arrivi in un luogo e magari se hai la fortuna di trovare delle persone eccezionali, splendide, di trovarti bene con i tuoi compagni, chiaramente è più facile. Se il luogo magari non è proprio rilassante, le persone che ti circondano sono toste e anche fastidiose, chiaramente un giovane ragazzo può incappare in una cosa del genere, insomma. Pressioni che possiamo dire arrivano anche in parte dal tuo personaggio. Sì, il mio personaggio non è proprio il classico villain, cioè non è proprio quello cattivo. È una persona che fa il suo mestiere, lo fa in maniera seria, lo fa in maniera molto dura, anche per testare, perché essendo un ragazzino giovane, anche per testare i limiti di questi ragazzi. Chiaramente nel film può essere visto come il cattivo di turno, ma non è questo il caso. Insomma, è uno che fra l'altro fa il suo lavoro e ci rimane anche male per come stanno andando le cose. Con il giovane, insomma, il giovane calciatore nordico. Perché secondo te si parla sempre, qui la cornice è appunto quella calcistica, perché secondo te si ha sempre difficoltà o comunque, non lo so, sempre appunto difficoltà nel mettere in scena il gioco del calcio, ma anche storie calcistiche al cinema. Vediamo dei film bellissimi che arrivano magari dall'America, che parlano di baseball, di basket, eccetera, però il calcio è sempre molto complicato da raccontare, anche storie parallele. Secondo te perché? C'è una bellissima frase di Mario Monicelli che dice che agli italiani, detto da Monicelli, insomma, manca completamente l'epica, l'epica storica, l'epica narrativa, l'epica mitica, no? Noi abbiamo vissuto quell'era lì, degli dei, dei miti, dei grandi racconti e anche dei grandi artisti, dei grandi pittori, dei grandi condottieri. Poi l'Italia, non so per quali motivi, ha un po' abbandonato l'epica e quindi secondo Monicelli non c'è più quest'epica e siamo quelli che vinciamo oppure andiamo avanti per escamotage o per piccoli uomini, no? Il gioco del calcio, lo sport in genere, prevede una cosa fondamentale, vincere. E quando vinci tu esulti, e quando esulti tu sei il numero uno, sei il più grande di tutti, ok? Quindi sei in quel momento un mito. Allora a livello calcistico e a livello sportivo gli italiani, lo hanno dimostrato ultimamente, riescono ad essere dei miti, dei grandi. Se poi vai a raccontarla non tramite documentario, ma tramite una fiction, tu devi trovare il regista, lo scrittore e gli attori capaci di sostenere l'epica. L'eroismo, la vittoria. Questo è molto più semplice per gli anglosassoni, per la struttura loro sociale, ma anche per la letteratura che hanno avuto, epica. Mentre invece la nostra letteratura, dopo Dante, fino a Dante, ma dopo Dante, è piuttosto, diciamo, di piccole figure, non c'è il grande mito, la potenza, quello che poi lo sport. Come nell'antica Grecia esalta. E quindi non siamo capaci perché non ci sono i registi e gli sceneggiatori e gli attori capaci di lavorare su questo territorio qua. Ci sono, non lo so, io lo spero, perché a me l'epica piace. Però in Italia per adesso, al di là dei grandi registi, dei grandi scrittori, dei grandi sceneggiatori, non abbiamo quel tipo di registi, sceneggiatori e attori. Maurizio, come ultima cosa ti chiedo, a proposito di epica, c'è un film del passato sportivo che riguardi spesso con piacere, ecco, il tuo film sportivo preferito? Ma in generale In italiano? generale, no, in generale, su un paletto, in generale, italiano, straniero, quello che vuoi. Ma guarda, ho diversi film, anche con animali, diciamo, nel senso
Black Stallion, Ossea Biscuit, tutti quei film dove c'è la corsa dei cavalli. Ecco, io non devo andare al cinema perché urlo e piango proprio. Mi ricordo una volta fece un urlo, la signora si calmi, ma si calmi lei che ha vinto il cavallo, capito? Proprio mi prende. Per quanto riguarda invece i film sportivi, trovo straordinario, seppur un grande classico, Momenti di Gloria, anche perché lì Vangelis hanno reso epiche le scene della corsa della squadra inglese. E poi tutti i film sulla box, perché comunque la box è la porta dalla quale ognuno di noi dovrebbe passare per capire com'è veramente il dolore e la vita, insomma, il sacrificio. A proposito di eroi, ecco, quelli sono artisti e eroi veri. Grazie Maurizio, grazie mille per il tuo tempo. E Tigers uscirà al cinema e insomma lo aspettiamo e lo andremo a vedere. Grazie, grazie mille Maurizio. No, grazie a voi dell'intervista.